Abbiamo trovato due nuovi amici. Non sono pronto, eh. Adesso cerchiamo di attraversare la diga. Ciao, oggi nuova avventura in montagna. Sono in Alta Val Brembana, quello alle mie spalle è il lago di Carona. E infatti la meta di oggi sarà il rifugio dei laghi gemelli. Oggi non sono solo, infatti è tornato sul canale lo Sherpa. Ciao! Il percorso sale nel bosco, è lo stesso che ho fatto per andare al lago Marcio qualche mese fa ed oggi è un pochino ghiacciato perché anche la notte scorsa ha nevicato un po'. Stiamo camminando da circa tre quarti d'ora, siamo a un terzo del percorso. Il panorama, come vedete, è spettacolare perché pian piano il sole sta sorgendo. Sherpa, devi dire qualcosa? Non penso. Sherpa non parla, lavora e basta. C'è un po' di neve. Abbiamo trovato due nuovi amici. Non parlano. Sono un po' freddi. Andiamo in là. Vai. E tu non vieni. No, ti aspetto. Magari cadi. Magari muoro. È stato bello conoscerti. Ciao amici. Salta! Siamo arrivati al cartello del CAI che segnala il bivio. Se andate a sinistra potete raggiungere il rifugio Calvi, mentre noi continueremo fino ad arrivare al lago Marcio. E come vedete c'è un po' di neve. Guardate che spettacolo. Vanno in Marco, le cascate. Ciao! Manca poco la diga. Dopo due ore di cammino siamo arrivati al lago Marcio. E penso che non servano parole per descriverne la bellezza. Stiamo attraversando il lago ghiacciato ed è spettacolare. L'attraversamento del lago è andato a buon fine ed ora ci manca circa mezz'ora per arrivare al rifugio dei laghi gemelli. Non passare da qua, Spettacolo! Madonna! Sei soli! In modo la neve! Ma che passato sopra il lago? Sì! Arrivati! Dopo circa 3 ore di cammino siamo riusciti ad arrivare al rifugio dei laghi gemelli. Adesso facciamo un piccolo spuntino, poi attraversiamo la diga e vi faccio vedere questa zona dall'alto. Anche qui poca neve.
Adesso cerchiamo di attraversare la diga. Come avete visto all'inizio del video, questa località si chiama Laghi Gemelli, anche se in realtà il lago è solamente uno. Infatti nel 1932 fu costruita la diga che oggi forma l'unico bacino artificiale, mentre in passato vi erano due piccoli laghetti molto vicini, che dall'alto appunto sembravano gemelli. Ho fatto qualche ripresa di questo luogo che è davvero pazzesco e adesso abbiamo iniziato il ritorno verso la macchina. Vai, uno alla volta. Non sono pronto, Ce l'ha fatta. Vediamo noi. Oh. Guardate che panorama però. Vabbè, continuiamo. Ok, allora impressioni della giornata? Giornata molto bella, ma fa un po' caldo. Dopo circa 2 ore siamo riusciti ad arrivare alla macchina. Se volete venire in questo periodo ricordate di portare un paio di ramponcini o di ramponi per affrontare i tratti più ghiacciati. Inoltre se volete parcheggiare in parte all'inizio del sentiero ricordate di prendere il ticket giornaliero del costo di 2 euro che potete acquistare nei bar del centro del paese. Detto questo, da me e lo Sherpa è tutto e come sempre ci vediamo alla prossima avventura. Ciao! Thank you.
ricordo più come si fa. Da un sacco che non lo faccio. Ciao. Ma tutto ghiaccio, per niente. Si sta lamentando come sempre. Ciao. Guardate che bravo il Marco. Si vede che ieri era San Valentino. Tu che ci hai pensato? Dichiarazione a caldo? Non ci ho pensato.